E quindi Italia Viva su questo assist delle tasse intende giocare la partita dei prossimi mesi, pronti ovviamente a sfidare pubblicamente in una sessione parlamentare la Presidente del Consiglio Meloni. Cara Giorgia, lascia YouTube, dove vai bene per carità, vieni in Parlamento, c'hai anche i numeri, però se vieni in Parlamento vedrai, c'hai i numeri ragazzi, non vi preoccupate, ce li ha. Poi talvolta se ne dimenticano, fanno perché se ne vanno tutto da soli, si cappottano in un parcheggio, questa è la loro definizione, è che non si erano ricordati che il ponte del 25 aprile è leggermente meno importante del DEF, dello scostamento. Però alla fine questa discussione la vedremo. Il nostro è un invito, cara Giorgia, vieni in aula. E dall'altro lato, se qualcuno di voi avesse ancora dei dubbi perché siamo una cosa diversa dal PD, guardatelo il PD della patrimoniale. Il PD della patrimoniale non è Italia Viva. Quindi tenetevi pure il PD, tenetevi la patrimoniale, non c'è alcun rischio che si faccia, perché tanto il PD più dice patrimoniale più perde le elezioni, cosa che l'aulico esempio di Enrico Letta ha mostrato anche recentemente. Noi non vogliamo aumentare le tasse, però non possiamo nemmeno pensare che ci vengano a raccontare che con un taglietto da 4 miliardi di euro hanno scritto la storia, perché hanno scritto una storia su Instagram. Ecco, la Meloni la storia l'ha fatta su Instagram. Se vuol farla nel paese, venga in Parlamento e noi ci siamo.